un ciabattino di nome Martin Abdich. Lavorava in una stanzetta in un seminterrato, con una finestra che guardava sulla strada. Da questa poteva vedere soltanto i piedi delle persone che passavano. Non ne riconosceva molte dalle scarpe, che aveva riparato lui stesso. Aveva sempre molto da fare, perché lavorava bene, usava materiali di buona qualità e per di più non si faceva pagare troppo. Anni prima gli erano morti la moglie e i figli, e Martin si era disperato al punto di rimproverare Dio. Poi un giorno, un vecchio del suo villaggio natale, che era diventato un pellegrino e aveva fama di santo, andò a trovarlo, e Martin gli aprì il cuore e gli confessò: «Non ho più desiderio di vivere, non ho più speranza». Il vegliardo rispose: «La tua disperazione è dovuta al fatto che puoi vivere solo per la tua felicità. Leggi il Vangelo e saprai come il Signore vorrebbe che tu vivessi». Così Martin si comprò una Bibbia. In un primo tempo aveva deciso di leggerla soltanto nei giorni di festa, ma una volta cominciata la lettura se ne sentì talmente rincuorato che la lesse ogni giorno. E così accadde che una sera, nel Vangelo di Luca, Martin arrivò al brano in cui un ricco fariseo invitò il Signore in casa sua. Un fariseo invitò Gesù a mangiare con lui. Egli entrò in casa sua e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato. Fermatasi dietro a lui, si rannicchiò ai suoi piedi e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Vedendo questo, il fariseo che lo aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe che questa donna che lo tocca è una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa da dirti». Egli rispose: «Maestro, di' pure». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi la possibilità di restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro sarà più riconoscente? Simone rispose: «Suppongo quello a cui hai condonato di più». E Gesù gli disse: «Hai giudicato bene». Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e con i capelli riasciugati. Tu non mi hai dato il bacio, lei invece, da quando sono qui, non ha ancora smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, lei invece mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Colui invece al quale si perdona poco, ama poco». «Doveva essere come me, quel fariseo. Se il Signore venisse da me, dovrei comportarmi così». Poi posò il capo sulle braccia e si addormentò. All'improvviso udì una voce e si svegliò di soprassalto. Non c'era nessuno, ma sentì distintamente quelle parole: «Martin, guarda fuori, in strada domani, perché io verrò». L'indomani mattina, Martin si alzò prima dell'alba, accese il fuoco e preparò la zuppa di cavoli e la farinata di avena. Poi si mise il grembiule e si sedette a lavorare accanto alla finestra. Ma ripensava alla voce udita la notte precedente e così, più che lavorare, continuava a guardare in strada. Ogni volta che vedeva passare qualcuno con scarpe che non conosceva, sollevava lo sguardo per vedergli il viso. Passò un facchino, poi un acquaiolo e poi un vecchio di nome Stefanic, che lavorava per un commerciante del quartiere. Cominciò a spallare la neve davanti alla finestra di Martin, che lo vide e continuò il suo lavoro. Dopo aver dato una dozzina di punti, guardò fuori di nuovo.
Stefanic aveva appoggiato la pala al muro e stava o riposando o tentando di riscaldarsi. Martin uscì sulla soglia e gli fece un cenno. Entra, vieni a riscaldarti, devi avere un gran freddo. Stefanic rispose. Che Dio ti benedica. Entrò, scuotendosi di dosso la neve e si strofinò ben bene le scarpe al punto che barcollò e per poco non cadde. Non è niente, siediti e prendi un po' di tè. Gli disse Martin. Poi riempì due boccali e ne porse uno all'ospite. Stefanic beve tutto d'un fiato. Era chiaro che ne avrebbe gradito un altro po'. Martin gli riempì di nuovo il bicchiere. Mentre bevevano, Martin continuava a guardare fuori dalla finestra. Stai aspettando qualcuno? Gli chiese il visitatore. Martin rispose. Ieri sera stavo leggendo di quando Cristo andò in casa di un fariseo che non lo accolse con i dovuti onori. Supponi che mi succeda qualcosa di simile, cosa lo farei per accoglierlo? Poi mentre sonnecchiavo ho udito qualcuno mormorare, guardi strano domani perché io verrò. Mentre Stefani ci ascoltava, le lacrime gli rigavano le guance. Grazie Martin Abbic, le hai dato un po' per l'anima e per il corpo. Stefani se ne andò e Martin si sedette a cucire uno stivale. Mentre guardava fuori dalla finestra, una donna con scarpe da contadina passò di lì e si fermò accanto a loro. Martin vide che era vestita miseramente e aveva un bambino tra le braccia. Volgendo la schiena al vento, tentava di riparare il piccolo con i propri indumenti, pur avendo indosso solo una logora veste estiva. Martin uscì e la invitò a entrare. Una volta in casa, offrì un po' di pane e della zuppa. Vado, mia cara, e riscaldati! Mangiando, la donna gli disse fiera. Sono la moglie di un soldato, non ho mai visto lontano 8 mesi fa. E non ho saputo più nulla. Non sono riuscita a trovare lavoro e ho dovuto vendere tutto quello che avevo per mangiare. E ho portato uno dei peli nel mio ultimo scialle. Martin andò a prendere un vecchio mantello. Ecco, è un po' liso, ma basterà per avvolgere il piccolo. La donna, prendendolo, scoppiò in lacrime. Che il Signore ti benedica. Martin diede alla donna anche del denaro per disimpegnare lo scialle. Poi l'accompagnò alla porta. Martin tornò a sedersi e a lavorare. Ogni volta che un'ombra cadeva sulla finestra, sollevava lo sguardo per vedere chi passava. Dopo un po', vide una donna che vendeva mele da un paniere. Sulla schiena portava un sacco pesante che voleva spostare da una spalla all'altra. Mentre posava il paniere su un paracarro, un ragazzo con un berretto sdrucito passò di corsa, prese una mela e cercò di svignarsela, ma la vecchia lo afferrò per i capelli. Il ragazzo si mise a strillare e la donna a sgridarlo aspramente. Martin corse fuori. La donna minacciava di portare il ragazzo alla polizia e Martin le disse: lascialo andare, bambina, perdonalo per amor di Cristo. La vecchia lasciò il ragazzo. Allora Martin disse al ragazzo: chiedi perdono alla nonnina. Il ragazzo si mise a piangere e a scusarsi. Martin prese una mela dal paniere e la diede al ragazzo dicendo: te la pagherò io, nonnina. Questo mascaggio al cielo meriterebbe di essere frustato, disse la vecchia. Ma Martin aggiunse: oh, nonnina, se lui dovesse essere frustato per aver rubato la mela, cosa si dovrebbe fare a noi per tutti i nostri peccati? Dio ci comanda di perdonare, altrimenti non saremo perdonati e dobbiamo perdonare soprattutto a un giovane sconsiderato. Sarà anche vero, ma questi ragazzi stanno diventando terribilmente viziati, disse la vecchia. Mentre stava per rimettersi il sacco sulla schiena, il ragazzo si fece avanti e disse: adesso che te lo porti io, nonna, faccio la tua stessa strada. La donna allora mise il sacco sulle spalle del ragazzo e si allontanarono insieme. Mm.
Martin tornò a lavorare, ma si era fatto buio e non riusciva più a infilare il lago nei buchi del cuoio. Raccolse i suoi arnesi, spazzò via i ritagli di pelle dal pavimento e posò una lampada sul tavolo. Poi prese la Bibbia dallo scaffale. Voleva aprire il libro alla pagina che aveva segnato, ma si aprì invece in un altro punto. Poi, udendo dei passi, Martin si voltò. Una voce gli sussurrò all'orecchio. Martin, non mi riconosci? Chi sei? Chiese Martin. Sono io, disse la voce, e da un angolo buio della stanza uscì Stefanic, che sorrise e poi svanì come una nuvola. Sono io, disse di nuovo la voce, e apparve la donna con il bambino in braccio. Sorrise, anche il piccolo sorrise, poi scomparve. Siamo noi, disse ancora una volta la voce. La vecchia e il ragazzo con la mela in mano apparvero. A loro volta sorrisero e poi svanirono. Martin si sentiva leggero e felice. Prese a leggere il Vangelo là dove si era aperto il libro. In cima alla pagina lesse: ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi disse taste. Tu forestiero e mi accoglieste. In fondo alla pagina lesse: quanto avete fatto a uno dei più piccoli dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Così Martin comprese che il Salvatore era davvero venuto da lui quel giorno e che lui aveva saputo accoglierlo.